Cari amici, abbiamo celebrato da pochi giorni il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che conosciamo come il triduo pasquale, non tre giorni di preparazione alla Pasqua, ma la Pasqua celebrata in tre giorni. Lo abbiamo, credo, notato tutti. Nella grande Settimana Santa è come se la liturgia rallentasse il suo ritmo per farci seguire passo passo le ultime ore, gli ultimi giorni di vita del Signore Gesù. Così lo abbiamo accompagnato dalla Domenica delle Palme, dal suo grande ingresso in Gerusalemme, fino al lunedì, quando abbiamo seguito con commozione l'episodio dell'unzione di Betania, la prefigurazione della sua sepoltura. E poi siamo appunto arrivati al Giovedì Santo, la memoria della cena, al venerdì, alla Pasqua della Croce, fino al silenzio del Sabato Santo e arrivando poi alla grande risurrezione. E da qui si è aperto un tempo che è il lietissimo spazio della Pasqua, 50 giorni conosciuti come i giorni dell'Alleluia, quell'Alleluia che ha taciuto in Quaresima per 40 giorni, che è esploso come canto di gioia nella grande notte pasquale e che ci accompagnerà per questi 50 giorni. 50 giorni che sono come un unico grande giorno di gioia. In modo particolare, i primi 8 giorni del tempo di Pasqua sono celebrati da sempre dalla Chiesa con grande solennità. Li conosciamo come i giorni dell'ottava di Pasqua. In ognuno di questi giorni possiamo riascoltare la sequenza, un brano poetico che ci dà la possibilità di rivivere la risurrezione del Signore e di metterci in ascolto dei grandi incontri tra il risorto e i suoi discepoli. Quindi anche noi facciamo questa esperienza della gioia per la Pasqua del Signore da un punto di vista umano, ma dall'altra parte del metterci nella prospettiva della fede. E allora cercheremo di leggere in queste puntate i brani che la liturgia ci propone per il tempo di Pasqua. Quest'anno è l'anno B. Li leggeremo secondo due chiavi di lettura. Certo, ci accosteremo alla pagina del Vangelo dal punto di vista della narrazione, cercando di comprendere appieno che cosa gli evangelisti ci dicono, ma poi faremo un altro passaggio. Cercheremo di vedere come questi brani di Vangelo che noi ascoltiamo di anno in anno, di tre anni in tre anni, nella liturgia ci dicono qualcosa anche rispetto al nostro cammino sacramentale. Sì, perché non dobbiamo mai dimenticarci questo. Il tempo di Pasqua è un tempo che ci fa ritornare con la fede all'esperienza del risorto, ma è un tempo anche che ci interroga sul nostro modo di vivere oggi nella Chiesa, sul fatto che tutte le domeniche andiamo a messa, sul fatto che i nostri ragazzi, i nostri bambini, i vostri nipoti, i vostri figli in questo tempo celebrano i sacramenti dell'iniziazione cristiana, sul fatto che dalla Pasqua scaturiscono tutti i sacramenti. Quindi queste sono le due grandi chiavi di lettura. Da una parte potremmo dire così la fede e l'evento della risurrezione. Dall'altra parte una serie di sottolineature che ci permettono di leggere in chiave mistagogica, usiamo questa parola un po' strana, cioè aprendo i nostri occhi alla realtà sacramentale, ci permettono di leggere quanto ogni domenica capita in noi come credenti riuniti in Santa Assemblea. Ma il primo passo è quello di metterci in ascolto del brano di Vangelo di questa domenica che adesso sentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno,
il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Potremmo iniziare la nostra riflessione facendoci catturare da un'immagine. È l'icona che il lezionario assegna per questa domenica. Il lezionario è il libro da cui si leggono le letture della messa, il libro del lettore, e in alcune domeniche siamo accompagnati da un'immagine di arte moderna. Potrebbe sembrarci strano questo accostamento con l'arte moderna, c'è invece un significato. Qual è il significato? Che ogni epoca cristiana deve fare la fatica di calare nella realtà quel Vangelo. Non c'è un tempo in cui i cristiani non siano interrogati da quella parola. E nel lezionario c'è il tentativo di rendere questa parola attraverso anche un'opera dell'arte moderna. Avete visto l'immagine che vi ho mostrato e che credo avrete modo di rivedere anche in sovraimpressione: una mano che si protende verso le ferite del corpo di Gesù. Perché in questa domenica abbiamo un incontro. Un incontro che quasi potrebbe sembrarci uno scontro da un certo punto di vista, tra Gesù da una parte e Tommaso dall'altra. Un incontro che avviene in un giorno festivo, perché il risorto, diciamo così, per primo ha consacrato il ritmo settimanale. Perché siamo chiamati ad andare a messa tutte le domeniche? Non potremo andare a messa una volta ogni 15 giorni o quando ci sentiamo. No. Perché ogni domenica? Perché ogni domenica è la Pasqua della settimana e perché è il risorto stesso che ha consacrato questo ritmo settimanale, apparendo risorto nel primo giorno dopo il sabato, nel giorno della sua risurrezione e poi continuando lui stesso questo ritmo, apparendo 8 giorni dopo ancora agli apostoli. Così ha fatto con Tommaso, così ha fatto con i discepoli di Emmaus. Abbiamo un incontro. Chi sono i protagonisti di questo incontro? Da una parte Gesù, il risorto. Dall'altra Tommaso.
il discepolo che faceva fatica a credere. Essere come San Tommaso è diventato anche un proverbio, è anche diventato un modo di dire. Tommaso è diventato il segno di quelli che sono increduli, addirittura quasi è diventato il segno di chi ci vuole mettere il naso, di chi vuole toccare a tutti i costi. Che cosa ci dice questo incontro tra Gesù e Tommaso? Ci dice che innanzitutto è il risorto a dare il ritmo alla sua Chiesa, perché è il risorto che appare nel primo giorno dopo il sabato ai suoi discepoli e che consacra quasi attraverso le sue apparizioni questo ritmo settimanale. Ecco perché i cristiani vanno a messa tutte le domeniche e non ogni 15 giorni o quando si sentono, perché è il Signore Gesù che dà il ritmo dell'incontro, è Lui che di domenica in domenica vuole incontrare la sua Chiesa. E che cosa è chiamata a fare la sua Chiesa? È chiamata ad avere fede nella sua risurrezione. Siamo noi, Tommaso, siamo noi che in un certo qual modo non vediamo il risorto, perché quando finirete di ascoltare queste mie parole e riprenderete le vostre vicende quotidiane, quando uscirete tra poco magari a fare la spesa, non vi apparirà, state tranquilli, il risorto in giro per strada. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che questo non è vero? No, vuol dire semplicemente che noi siamo chiamati a fare il passaggio che è il passaggio della fede. Siamo noi che dobbiamo essere coloro che sono beati, perché pur non avendo visto, crederanno. Esattamente come ha fatto Tommaso. Se avete ascoltato con attenzione il brano di Vangelo che Paolo ci ha letto, vi siete accorti che l'Evangelista non ci ha detto che Tommaso ha toccato. Si è fermato prima. L'incontro con Gesù gli ha cambiato il modo di vedere. Ha innescato in lui la dinamica della fede. Ecco che cosa ci chiede di essere San Tommaso, discepoli del risorto. Gente che incontra il risorto come? Attraverso quella parola che è proclamata, quella parola che avete ascoltato, perché se in fondo siete qui ad ascoltare le mie parole perché volete prepararvi a vivere bene l'Eucarestia nelle vostre parrocchie. Ecco, attraverso quell'ascolto della parola, attraverso il gesto sacramentale, noi incontriamo il risorto. Non siamo dei poverini che non hanno possibilità di incontrarlo. Certo, non abbiamo sotto mano il Cristo storico, come quella sera Tommaso non aveva incontrato il Signore e quindi ha portato avanti le sue rimostranze, ha detto: ma se non vedo il segno dei chiodi non credo, ma poi di fronte all'incontro con il risorto si è fermato e è passato alla fede. Ecco allora, non importa quanto grande o quanto piccola sia la nostra fede, non importa se a 20 anni ci sentivamo più credenti, non importa se sono entrati magari anche dei dubbi nella nostra vita, importa se vogliamo incontrare il Signore, importa se siamo disposti a metterci in cammino, importa se siamo capaci di riconoscerlo, Lui il crocifisso e il risorto. Importa se abbiamo voglia di cercarlo, importa se siamo capaci di abbandonare, come ha fatto Tommaso, le nostre rimostranze e abbandonarci in quella che è la più grande preghiera che in fondo sia mai stata composta: mio Signore e mio Dio. Thank you.